ragazzi, ciao a tutti i membri di VCA. Allora, per primissima cosa, prima di parlare di una particolarità della Frank School interessante, voglio ringraziare con tutto il cuore Gianni di Delta Vape, che naturalmente sta facendo uscire i suoi primi figliocci, che sono molto interessanti. Ho avuto la fortuna di ordinarlo con un numero seriale che mi appartiene, e niente, quindi unico nel suo genere per quanto riguarda il seriale. Sono veramente contento, lo ringrazio di cuore, il tubo è stupendo, che dire. Non c'è storia perché è un tubo sobrio, compatto, bello da impugnare. Il tasto è qualcosa di unico, non so se ci sono mod che montano un tasto simile, ma un tasto senza filettature, con un contatto diretto a magnete. Bello, bello davvero, complimenti e grazie ancora. Spero di fare tanti altri acquisti da te e spero che avrai sempre più successo nel mondo delle mod. E niente ragazzi, per prima cosa volevo parlare di un aggiornamento sulla Frank School. Allora, ieri naturalmente a mente calda ho dato una piccola risposta per quanto riguarda quel famoso video di Paride che girava su internet, della vaschetta che si muoveva un po' a caso, per non dire altro. Io ho fatto tanti test, ieri sera mi sono impegnato e ho provato in tutti i modi a stressare la boccetta, anche spingendo più forte che potevo, ma la vaschetta, a mio avviso, non si muove di un millimetro. Naturalmente, se noi andiamo a smollare il contatto, perché comunque c'ha una vaschetta simil sva, andiamo a smontare il pin, alzando il pin sicuramente perdiamo un po' di elasticità, e se andiamo a premere con forza forse si muove qualcosa, perché comunque parliamo di 20 euro di box, diciamo. Altra cosa che difficilmente può andare in corto: nel momento in cui noi montiamo il tutto, montiamo boccetta, montiamo batteria, essendo completamente incastrato e completamente fatto a misura, si crea una sorta di barriera, quindi la lamella, facendo barriera sulla boccetta, non possiamo andare oltre non possiamo spingere oltre, quindi anche se usiamo tanta forza, cioè non muoviamo di niente la vaschetta, cioè io non so come, sarà sicuramente arrivata difettata. Ripeto, non è un video per dire, per fare in modo che le devo vendere 100 di queste Frank School clone, e sto cercando in tutti i modi di convincere i ragazzi a farsi male, come ha scritto purtroppo un ragazzo. Ti garantisco che tutte le persone che mi hanno contattato, ho sempre consigliato alle prime armi mai meccaniche, o perlomeno gli ho consigliato di farsi seguire da persone esperte quando acquistano un meccanico, e ho sempre consigliato elettronici, anche perché ci vuole un po' di esperienza in queste mod, perché hanno un'energia continua, quindi bisogna sempre stare attenti in qualsiasi mondo, clone, non clone, eccetera eccetera. Poi vediamo persone che da svapare con l'ego sono passati alla Noisy Cricket V1, che quella era una vera e propria arma, e io che sto in questo mondo da 6 anni e passa, vi posso garantire che la Noisy Cricket V1 è un'arma, e quella è veramente illegale, ed è stata comunque venduta negli shop come se fosse acqua minerale a 20 euro così. Quella era un'arma davvero. Vabbè, andiamo avanti. Ho contattato il cinese che da dove ho acquistato queste box, l'ho contattato, gli ho presentato il problema, anche se su tutti i modelli che mi sono arrivati e ho dato agli utenti che l'hanno chiesta, ho presentato il problema e semplicemente mi ha risposto: i modelli che mi ha inviato, perché i modelli neri non mi sono stati inviati anche se mi hanno fatto le richieste, perché avevano un piccolo problema di difetto di vaschetta. Infatti le nere forse erano quelle più soggette, anche se nel video c'era il modello Bordeaux, ma qualche modello sarà sicuramente saltato. Questi sono i modelli con doppia L, quindi i modelli aggiornati. Penso forse che abbiano cambiato qualcosina nella vaschetta, ma vabbè, non mi interessa. Mi ha semplicemente detto: non c'è nessunissimo problema, stiamo provvedendo a visionare bene la vaschetta,
E nel momento in cui troveremo, diciamo, degli isolatori migliori e delle parti della vaschetta migliori, verranno inviati gratis. Quindi mi ha già dato la certezza che nelle 15 box che ho acquistato mi darà 15 kit di aggiornamento per le Frankenschool. Quindi quando mi arriveranno, naturalmente vi contatterò, non so quando mi arriveranno io prenderò e ve li darò. Naturalmente ci sarà almeno pagatemi le spese di spedizione, almeno quelle, perché purtroppo poi stiamo veramente, non posso rimetterci, diciamo, oltre che non ci ho guadagnato niente, ci ho guadagnato solamente una box per me. E niente, quando arriveranno i kit, per chi vorrà il kit, magari uno dice io sto bene così, ma chi vorrà il kit io lo prenderò, lo spedisco e ve lo do. Comunque, tolto questo, facciamo una svapata. La box non va per niente, non spinge davvero, vabbè, comunque ragazzi, ripeto, per ogni cosa che porta il nome Frank c'è sempre una polemica, c'è sempre una polemica come se ci fossero, non lo so, delle sette che venerano il signor Paolo. Io non lo conosco, non lo giudico, non so che persona sia, però purtroppo ragazzi è un clone. Purtroppo uscirà, può essere che uscirà il clone della Bull Box, può essere che uscirà il clone dell'Anonymous, può essere che uscirà il clone della ASAP. E niente ragazzi, questo è il mondo. Purtroppo una persona che non si può permettere una Frankenschool perché sta cazzo di box, scusate lo sfogo, questa cazzo di box, io per acquistare una box del genere, anche se ho 1000 euro, voglio spendere 1000 euro per comprare una box, io non me la posso comprare. Cioè, questo è il problema principale. Io non dico che la box Frankenschool fa cacare, dico che è un buon oggetto, è un buonissimo prodotto, va bene, ok, ci sta. Ma se io la voglio comprare, datemi la possibilità di acquistarla. Ho mandato 120 messaggi a Paolo dicendo: Paolo, è possibile avere una box? È possibile avere una box? È possibile avere una box particolare che avevo inviato delle foto anche spendendo 400 euro, anche se ne vale, può valerne anche 50. Ma è una questione che io voglio una Frankenschool, ma non la posso avere. Questo è il vero problema della Frankenschool. Ecco perché poi la gente normale che esce un clone da 20 euro e la gente si catapulta a comprarla. Questo è il problema, come tutti i cloni. Se una mod costa 400 euro, un tubo in rame, un tubo in argento, se costa 400 euro è normale che poi esce un clone da 40 euro, uno se lo compra, perché purtroppo dice io per arrivare a quella mod non ci riesco. Come se uno vuole una vid life particolare che vede su Instagram, deve fare il giro dell'universo, chiedere a tutti i fornitori del mondo per riuscire ad avere un tubo. E non lo riesce neanche ad avere perché ti devi mettere in lista, devi fare le guerre con la tastiera, eccetera, eccetera. Stare, non dormire la notte per stare attento alle liste, ancora tu vai come ultimo e non vinci. Cioè, quello è il problema. Però, vabbè, non ci stiamo a dilungare perché tanto alla fine, ripeto, c'è gente che sa già il mondo dei random, conosce già benissimo gli split, conosce già benissimo queste cose qui. Ripeto, che è un prodottino che fa il suo lavoro, spinge bene, è quello che è. Io mi sto trovando bene, la sto usando da quando mi è arrivata, non sto usando altro. E niente, comoda, compatta, leggera. Se mi cade a terra e si rompe, vaffanculo, nel senso che alla fine l'ho pagata quello che l'ho pagato. Tutto qui. Resistenza 0,14, ragazzi, eh. Se volete ve la monto su un'altra box. Tutto qui ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.